Ciao ragazze, ciao ragazzi! Sì, sono io dietro tutti questi vestiti. Benvenuti in un nuovo video try on haul di Shein, come al solito. Sapete che ogni tanto faccio questi video dove vi faccio vedere i vestiti indossati, tutti questi vestiti indossati. E iniziamo, perché sto morendo di caldo, il condizionatore è spento, i capelli sciolti, dite chi te lo fa fare. Ma andiamo avanti. Inizio con un paio di jeans molto molto belli, anzi bellissimi a vederli dal sito, ma anche dal vivo. In questo modo addosso non si possono vedere, come si dice a Roma, no, perché la parte sopra è bellissima, fasciano benissimo la vita, le gambe sono belle affusolate, io sono bassa ma chi alto avrà le gambe affusolate, ve lo garantisco. Però non li prendete a meno che non abbiate, non so, una gamba di 2,5 metri, perché sul davanti, cioè, devono cadere proprio belli, perfetti, perché sul davanti fanno un effetto veramente, lo vedete dal video, ma sembra che vi siate riempiti le tasche di non si sa che cosa, sembra che vi siete messi 10 magliette dentro, perché fa un effetto veramente terribile, veramente. Non mi è mai capitato di avere dei pantaloni così belli ma così brutti allo stesso tempo, quindi non saprei consigliarvi. I don't know. Questa l'avete vista in tantissime mie stories, una magliettina a mezze maniche molto semplice con questa fantasia. È bella larga, tutte le magliette che vedrete a mezze maniche, anche se prendete la XS come nel mio caso, sono, come vedete, abbastanza larghette. Se avete visto i miei video, i miei vlog, le mie stories, insomma tutto l'ambaradam, vi lascio i miei social qua in giro e anche qua sotto, avete visto come calzano. Oh, questa è stata la maglietta più richiesta degli ultimi mesi, cioè me l'avete chiesto ovunque il link per questa maglietta, e è fatta in questo modo. Vabbè, vi capisco, perché me ne sono innamorata tantissimo. È una S questa, ma come vedete è giganterrima, ma è gradient, è bellissima, va da questo azzurro, questo fucsia, questo pesca, ed è meravigliosa. Vi mettete questa con un jeans così largo, con il nodino comunque dentro i pantaloni, e state a posto. Questa magliettina è un nì, perché è molto molto carina, tutta fatta a costine, con queste maniche frufru, sempre per coprire la cicetta sulle braccia, ma io ogni volta che faccio questi video, cioè se io adesso andassi a cliccare un mio video try on haul di Shein, beccherei questa frase dentro al video. Per coprire la cicetta sulle braccia ho pensato di prendere questa qui con le maniche fatte in questo modo, però non ho calcolato che rimangono abbastanza alte, quindi la cicetta si vede, niente, il braccio si vede comunque, ma indosso è bellissima, quindi in pratica è un problema mio, quindi non fateci caso. Oh, questa la devo allacciare. Sì, sto morendo di caldo. Forse ho capito cos'è che mi fa essere così sclerata nei video. Il caldo. Cioè no, d'inverno sono sclerata lo stesso. Come sempre i vestiti sono rimasti qui fino alla registrazione di questo video, quindi ancora devo metterli a lavare e di conseguenza non sono stirati. Ecco, premessa, perché tanto ve ne accorgete. Questa è una camicetta con i bottoni, manica lunga, ma allo scollo a giacca, quindi è leggera, ma questo dettaglio molto molto bello, con lo scollo abbastanza profondo, proprio al limite. Però io l'ho immaginata con un top di pizzo, una bralette. Vedremo se la indosserò, perché io dico così, poi alla fine muoio di freddo e vado a comprare le felpe. Come in questo caso ho scelto questa felpa veramente carina. Non è felpata, cioè non è per l'inverno. Ecco, è più per la transizione primavera-autunno, quando inizia a fare freddo la sera, ma anche, diciamo, verso il primo pomeriggio, appena il sole tramonta. Ecco, ho preso questa qui, arancione, con le scritte anche sulle maniche, bella corta, perché anche qui il mio cervello ha elaborato un'idea. Più che altro ha scannerizzato un'immagine di Google, l'ha mandata al mio cervello e mi ha fatto credere, pensare e convincere che io potessi apparire esattamente come la foto che avevo visto. Ancora non ho provato, però appunto avendo provato questa so già che non si può fare, perché in pratica avevo preso la taglia più piccola in modo che fosse il più corta possibile, perché volevo metterla con una bralette, quindi uno di quei reggiseni che però prosegue tipo corpetto di pizzo, e quindi si vedesse quella fascia di pizzo nera. Niente, credo che non si potrà fare,
ma è molto molto carino. Questo è uno dei capi che amo ma che odio al tempo stesso, perché puzza. Questo è l'unico capo che puzza, quindi, cioè, io l'ho tenuto lì proprio, vade retro, ma è bellissimo, è un maglioncino. E qui, da qui, inizierò a farvi vedere, cioè non solo in questo video, ma da qui in poi, i maglioni e le cose autunnali, perché non vedevo l'ora. Il prossimo haul sarà sicuramente verso ottobre, metà ottobre, quindi non vedo assolutamente l'ora. La cosa che mi piace di questo maglione, dato che ho un botto di maglioni bianchi, perché per chi mi segue, è questo collo che rimane proprio bello largo, è bellissimo. Cioè, quindi voi vi potete fare, cioè io l'ho immaginato, ovviamente io immagino sempre, ma alla fine quando vado a fare i fatti non è mai come dico io e come speravo. Però ho pensato, avete presente il video, ecco l'acconciatura che avevo nel video di decluttering, il video precedente che vi linko qua sotto e anche nelle schede, con questo maglione, cioè non adesso, tra un bel po' di tempo, e quindi lascia tutto il collo bello scoperto, si vede bene questa parte qui, sì. Sono fatta così, io mi faccio queste illusioni, ma vedremo. Io quando faccio i video haul non so che cosa mi prende, comunque sì. Questa magliettina è molto carina, bianca, non capirete nulla perché vedrete un quadrato bianco. Ha le maniche a lanterna che si stringono sui polsini, è a collo, cioè abbastanza accollata, però ha una specie di, come vi posso dire, è fatta in modo da sottolineare bene il seno, sebbene sia accollata. Poi nell'immagine, nella clip, vedete bene, perché io da qua non so spiegare le cose. Ecco, questo cardigan è, diciamo, uno dei capi che ho utilizzato di più e lo sto utilizzando quasi tutti i giorni, soprattutto la mattina e la sera quando fa freschetto, e ci sono anche uscita. Questo cardigan bianco, super semplice, non te puoi sbagliare, con le tasche, tranquillo, abbastanza lunghetto, quindi molto molto semplice. Adesso vi faccio vedere la maglietta, il top più bello che io abbia mai visto, mio Dio. Dite che è? Una tenda? No. Adesso ve lo faccio vedere. Ha lo scollo a cuore con questo dettaglio in pizzo. Ha le maniche che fanno un po' effetto sbuffo, sono trasparenti e si chiudono e si stringono qui ai polsini. Ovviamente dietro c'è la zip, quindi bisogna che voi prendiate una taglia adatta a voi, perché non è elastico. Poi sul davanti, non so se si vede qui, ma spero si veda appunto nella clip, anzi si deve per forza nella clip, ha questa specie di disegno che sembra un corpetto, mentre dietro si chiude con la zip. Io credevo che mi andasse stretta, devo essere sincera, però è perfetto, è bellissimo. Forse un po' troppo corto, perché in effetti è molto difficile trovare cose a vita non alta di più, però forse ho trovato la soluzione con una gonna che vi farò vedere fra poco. Altra magliettina che ho utilizzato è questa qui rosa con questo disegno molto molto carino, la trovavo molto semplice, insomma, per tutti i giorni, una magliettina semplicissima. Altra magliettina che ha avuto un grandissimo successo, che ho indossato anche a Cinecittà World, è questa qui nera, bella ampia anche lei, infatti la indosso molto molto spesso, praticamente sempre e solo con il nodino, con questo disegno. Praticamente c'è Pac-Man che fa da sole, che si mangia tutti i pianeti. Calcolate che quando sono scesa dal Niagara, che è un'attrazione, c'era il ragazzo che lavorava lì che mi ha fermato e mi ha detto: "Mio Dio, questa maglietta è bellissima, grazie". Shein, quel codice sconto. Anche questo maglioncino è bellissimo, cioè io quando l'ho indossato ho pensato: "Mio Dio, ma perché non fa freddo? Perché io lo voglio subito mettere". Infatti poi dopo un secondo mi sono morta di caldo, ma è questo maglioncino qui, di questo colore che io non ho mai, in realtà, mai preso nella mia vita. Ha le maniche a lanterna, ma va, non mi piacciono le maniche a lanterna. È abbastanza accollato, molto molto stretto ed è crop, quindi è corto. Però il colore mi piace tantissimo. Adesso sto indossando una maglietta color pastello e, sotto vostro consiglio, sto provando a mettere appunto i colori chiari, perché mi avete detto che mi durano particolarmente. Vediamo. Però questo giallo intanto mi piace tantissimo, quindi vedrò poi nel montaggio se mi aggrada. E sì, questa maglietta è la prima volta che la metto, da quando l'ho comprata. E quando è che ho fatto il video? Non si sa.
Prima dell'apocalisse? Dopo? Boh. Altro maglioncino, anche questo super semplice, con la lavorazione a treccia color crema, molto basic, abbastanza corto devo dire. Non so quanto potrò indossarlo, ma per il semplice fatto, come vedete nella clip, che ha una lunghezza molto strana, perché non riesco a metterlo dentro i pantaloni, ma neanche a fare l'effetto crop, cioè quindi non lo so, sarò bassa io, avrò le proporzioni strane, comunque non lo so, proverò, praticamente mi cancella il punto vita e sembro un tronco, quindi boh, bello quanto ti pare, però non lo so. Invece, anche questo l'ho utilizzato parecchio in queste giornate, questo cardigan grigio, molto più lungo di quello bianco e un pochino più leggero, vedete che comunque si intravede la mano, non è trasparente, però è molto molto carino e ha le maniche così a pipistrello, quindi è un sacco carino. Altro maglione, evviva! Ovviamente con le maniche a sbuffo, neanche ve lo devo dire. Anche lui color crema, non è proprio bianco come vedete qui. Ha questa lavorazione, spero che la mia macchinetta riesca a mettere a fuoco. E il sole intanto mi sta per invadere perché sta per tramontare, nonostante siano tipo 3:30. Oddio, aiuto. Mi prende l'ansia adesso che deve calare il sole un bel po' prima e fa buio più presto. Comunque un maglioncino molto molto carino, bello morbido, è veramente veramente morbidissimo, quindi sono rimasta stupita, aiuto, anche i miei capelli si sono affezionati a questo maglione, sono rimasta stupita quando ho sentito il tessuto. Poi c'è un sacco di roba in questo haul, devo dire che sono stata veramente fortunata perché con i pantaloni mi è andata veramente bene, a parte il primo che è veramente un no totale. Questi sono molto belli, non sono invernali, quindi credo che farò in tempo ovviamente a indossarli prima che faccia freddo. Sono di questo color nude, sono a palazzo, mi sto fissando con i pantaloni con la gamba larga, quindi addio skinny jeans, addio pantaloni stretti, anche se qualcuno ancora lo indosso, però sto un po' variando, sto un po' cambiando. Parlando di jeans skinny, ho provato a prenderne un paio e devo dire che sono rimasta stupita positivamente. Perché il colore intanto è questo, sono scuri con questa specie di parte sbiadita leggermente più chiara. E niente, stanno molto bene indosso, semplicemente. Mi avanza un sacco di tessuto che si arriccia sulla caviglia perché sono bassa a 1,0 m. Però in realtà sono molto molto carini. Vedrò se accorciarli, dipende se ne varrà la pena, dipende quanto li utilizzerò, eccetera eccetera. Poi ho preso un paio di vestiti lunghi perché non potevano mai mancare. Se vi ricordate ne avevo preso uno, oddio non mi ricordo se fosse da Shein o da Boho, Boohoo. Comunque un vestito nero a tubino, tutto a costine con il collo, con il mezzo collo, manica lunga, tutto completamente nero, dritto, aderentissimo, come piacciono a me. E poi ne ho preso uno un pochino più leggero da poter mettere ancora in queste giornate, magari la sera. Blu scuro con il collo alto ma a mezze maniche, tutto a costina anche lui, e con due spacchetti laterali, due spacchetti molto corti in effetti, però molto molto carino questo. Questo vestito ve lo avevo mostrato in un vlog, adesso vi faccio vedere la fantasia perché poi mi metto direttamente la clip. Mi rendo conto che il sole sta calando veramente tanto perché mi sto scurendo, ma cercherò di fare delle magie con l'editing. Comunque blu scuro con questi fiorelloni, con questa vegetazione un po' tropicale, molto molto carino, ma non sono totalmente convinta. Se nel vlog ero rimasta folgorata, l'altra volta l'ho rimesso appunto per girare la clip e mi sono detta al contrario, mi sono piaciuti da morire questi pantaloni, che io ogni volta lascio le zip aperte, va bene? Questi pantaloni sbam, in realtà sono più un verde acqua, voi li vedete più azzurrini credo, sempre con la gamba a palazzo, e sia questi che quelli nude lasciano un pezzettino di caviglia scoperta, cosa che mi ha sbalordito perché credevo che dovessi fare l'orlo così come tutti i pantaloni della mia vita. Noi ragazze basse dobbiamo fare l'orlo a ogni cosa. Comunque sono molto molto belli. Voi immaginate questi pantaloni, il top bianco di prima è quello che mi ha fatto impazzire, con dei sandali nude e una borsa nude, oh mio Dio, ma lo stesso top può essere abbinato con questi pantaloni, un paio di scarpe, oddio non dico da ginnastica,
però un paio di zeppe un pochino più sportivelle. Adesso non mi so immaginare un paio di zeppe sportive, ma avete capito più o meno, può essere sdrammatizzata in vari modi. Ecco, mi sono resa conto che con questi capi posso fare, e levati sto scatolone gigantesco, vuole avere la sua parte, e posso comporre vari look. Per esempio con questa gonna incredibile, è una di quelle gonne che si avvita intorno alla vita, ma va, ed ha tutti questi fronzoli. Potete anche utilizzarla come tenda volendo, perché l'effetto è quello, però è molto molto carina, anche ripeto con il top di prima, veramente bellissimo. Questo vestito invece mi ha deluso parecchio, perché è praticamente stato il primo vestito che ho deciso di prendere proprio rispetto a tutta questa roba, che ancora non è finita, perché mi piaceva tantissimo la vestibilità anche sulle foto sotto nelle recensioni, quindi delle ragazze, non delle modelle alte 10 metri, ma delle ragazze che avevano più o meno le mie stesse misure, anche l'altezza, perché non sono l'unica che è alta 1,57 m. E praticamente l'ho preso, mi sono fidata. No, sembro incinta, ve lo giuro, sembro incinta, perché innanzitutto la parte sopra è strettissima, quindi mi incicciotta tantissimo le braccia, cioè me le stringe tipo effetto salsiccia, ed è una cosa tremenda, orrenda, ma essendo diciamo stile impero mi fa un effetto, cioè non è che fa stile impero tranquillo, mi fa un stile impero tipo a bomba, cioè un effetto bombato che sembra che abbia la pancia, cioè non lo so. Purtroppo no. Mancano pochissime cose, quindi mi sbrigo. Vi mostro questa camicia. È una semplicissima camicia nera, ma appunto la vedete qui. Quindi questa è la cosa comoda di fare video try on haul, perché vedete qui e io posso fare così, voi capite comunque tutto. Una camicia nera molto semplice, che stranamente non avevo nell'armadio. Cioè secondo me nell'armadio di una ragazza, ma anche di un uomo, non deve mai mancare una camicia bianca e una camicia nera. E io in questo caso, cioè la camicia bianca già ce l'ho, di H&M, ma così volevo prendere anche una camicia nera. Poi ho preso una magliettina che dice aiuto, no, non dice aiuto, dice morning, perché non lo so, mi piaceva tantissimo l'idea di una maglietta basic bianca da mettere la mattina appena sveglia per andare a fare colazione fuori. Sì, io le mie idee proiettate nel watch time, così, però è un pochino troppo piccola perché di spalle mi è un pochino stretta, magari prenderò una taglia in più. Gonna nera a costine, super stretta, da poter regolare dato che ha l'elastico a qualsiasi altezza, e va bene per questo motivo con il top bianco. Mentre la gonna di cui vi parlavo prima, e l'ho anche indossata in delle stories che vi metto qui, se avete visto le mie stories, io ogni tanto metto delle stories con i miei outfit e c'è anche un pallino in evidenza se siete interessati su tutti i miei outfit. Insomma, questa gonna qui, che è lunghissima, cioè potete anche utilizzarla come scialle, come sciarpa, come asciugamano, non lo so, e avendo l'elastico anche questa si può regolare, ed è molto molto stretta, quindi io l'ho potuta mettere qui bella alta senza che insomma calasse, e mi piace tantissimo. Cioè questa qua io non l'avrei neanche guardata da lontano col binocolo, per dirvi, e invece mi è piaciuta tanto. Poi ho preso un bel po' di reggiseni stile bralette, proprio per la logica di quella felpa arancione, però indossandoli sono piccolissimi, cioè dove vado con questi? Cioè devo prendere come minimo due taglie in più. Comunque ho preso questi due, che appunto è un rosa antico e un bianco, mentre ho preso un altro pacco che è lì sommerso ormai, dove c'era grigio, bianco e nero. Infine concludo con un paio di scarpe, di sandali, che non ho mai messo perché aspetto sempre voi, mettete un like per questo e iscrivetevi anche al canale dato che ci siete, altrimenti vi tiro una ciabatta. Come facevano negli anni 90, no? Che vi dicevano vieni qua, non ti faccio niente, ma intanto c'avevano questa nascosta dietro. Vabbè, in pratica sono dei sandali semplicissimi, bassi. Anche qui non ero una fan delle scarpe senza un qualcosa che reggesse bene il piede, che appunto non rischiasse di volare via, perché mi è capitato. E invece queste sono molto carine, sono quadrate sul davanti, sto sperimentando, poi ovviamente se mi seguirete vedrete anche loro indossate. Niente, ce l'ho fatta, non ci posso credere che adesso posso mettere a posto questi vestiti dopo tipo una settimana. Io vi mando un bacione, vi lascio il codice sconto, tutti i link di tutte queste cose, fatemi sapere quali video volete vedere. E noi ci vediamo al prossimo video.